ragazzi, allora mi sono vestita in tema e vi chiederete il motivo del perché sono vestita così e adesso vi rispondo subito. Leonardo sta arrivando a casa mia e mi sta portando una sorpresa. Io non so di che cosa si tratti e quindi quando arriverà dovrò tipo perdonarlo perché so che mi sta tipo comprando con questa sorpresa. Io mi farò valere e lo ignorerò. In questi istanti dovrebbe venire. Sì, arrivo, un secondo. E ok, ricordiamoci di ignorarlo. Andiamo. Ciao! No? Allora, sono venuto con una macchina fantastica perché appunto ti ho fatto quella sorpresa solo per te. Quindi dai, andiamo, andiamo. No, non andiamo. Vado a prendere il cappotto e arrivo. Va bene, veloce. Ok, il mio piano sta funzionando, spero. E devo prendere anche la macchina della verità. Mi potrebbe essere utile, sì. Ok, adesso andiamo. Perché hai portato la macchina della verità? Ehi, non risponde oggi. È stato tutto bene oggi a scuola? Comunque, guarda un po', solo per te, eh. Stupendo, fa anche una magia, guarda. E voilà. E guarda, ho messo tutto, i cuscini, le coperte, anche dei regali per te, perché faremo 24 ore qua dentro. Ti piace? Dai, sali. 24 ore? 24. Che sorpresa. Sì. Sali, dai. Iniziamo questa avventura. Si può chiudere? Ti do una mano a toglierlo? Rimani dove sei. Oddio, oggi è proprio invadente. Non rispetta il mio spazio vitale. Ah, comunque direi che dobbiamo iniziare ad aprire i regali che ti ho fatto. I regali che mi ha fatto, ragazzi, capito, no? Perché mi ha fatto anche dei regali. Allora, oltre a questo van. Questo è il primo. Che è una collana come quella di Natale. Però, a differenza, questa è di oro bianco, quindi è molto più preziosa. Wow. C'è scritto Charlotte. E poi questo, che sono andato io personalmente a comprarlo in centro e spero ti piaccia. Sì, mi piacerà di sicuro, ma... è un profumo. Appunto, niente di che, potevi fare molto meglio per farti perdonare da me. Io sono molto di più di un profumo e una collana e questo ancora non ti è arrivato, vero? No, ragazzi, mi sa che ancora non gli è arrivato. Speriamo che almeno sia buono. Sentiamo un po' questo profumo. Ragazzi, sentite? Ditemi se vi piace, almeno a voi. Oh, ma io cosa posso fare? Questa oggi non si accontenta proprio. Ah, Charlotte, qua c'è l'edicola, giusto? Aspetta che mi è venuta un'idea fantastica, ti vado a fare subito una sorpresa. Aspettami qua e torno subito. Come se non ne avesse già fatte troppe. Leo! Che c'è? La mascherina! Ah, giusto, vado. E chiudi la porta! Sì, l'avevo premuto, vado. Dove sta andando adesso? Dove hai intenzione di andare? Pensa che facendomi tutte queste sorprese si rimedierà qualcosa? Ah, e comunque ragazzi, il regalo e il profumo era bellissimo e il profumo è buonissimo. Ma ovviamente fa tutto parte del piano. E sta ancora andando là. Io non ci credo, dove sta andando? E ricordatevi che io lo sto ignorando. Ok, adesso vediamo. Oddio, ma cosa crede che adesso mi porta tipo 40 sorprese e lo perdono così ta? A parte che sta arrivando, quindi mi devo subito entrare nella parte, sono arrabbiata, cattiva, non mi piace niente, non mi accontento mai, ok? Eccomi qua, sono tornato. Ho preso questi per te, che sono i cioccolatini più buoni di tutta la Toscana, sono fantastici e sono tutti per te. Ragazzi, cosa faccio? Lo ignoro o no? Oddio, è buonissimo il profumo. Senti, ascolta, ne mangio uno solo per pietà, visto che no, io non ti ho chiesto di portarmeli, quindi uno lo mangio. Sono tutti per te, mangiani quante ne vuoi. Sì, ma non è che adesso ti perdono, Cioè, nel senso, io non ti perdono. Avete visto, ragazzi, cioè, secondo me alla fine i regali, anche i cioccolatini, gli sono piaciuti, quindi si sta addolcendo e sto vincendo io, dai. Andrò bene sicuramente. Ne vuoi un altro? Solo perché me l'hai chiesto, se no non lo avrei. Anzi, preso. No, aspetta. Adesso andiamo in un posto che ho intenzione di farti un'altra sorpresa ancora più bella. Quindi aspetta a mangiare. Anzi, no, mangio. Anzi, no. Posso? Sì, ma... Sì, mangio, mangio. Vabbè, io mangio.
dove staremo andando esattamente? È una sorpresa, aspetta e lo vedrai. Però... ancora queste sorprese, ragazzi. Non è possibile una sorpresa dietro l'altra. Non è che se fa così cambia qualcosa. Questa sono sicuro ti piacerà ancora di più. Dove siamo arrivati? Che posto è questo? Adesso lo vedi, vado e torno subito. Oddio, ma dove sta andando? La mascherina! Giusto, non me la ricordo mai. E chiudi la porta! Ora vado, vado. Chissà dove sta andando. Aspetta, ma è un'edicola. Che cosa sta facendo all'edicola? Dove saranno? Quando? Eccolo. Allora ce l'hanno. Scusa, mi potresti dare tutti i fotocalendari di Charlotte, per favore? Tutti? Tutti. Grazie mille. Adesso tornerà dall'edicola e chissà che cosa mi porterà, qualcosa di nuovo, spero. Adesso voglio vedere, sono proprio curiosa. Sono tornato, eccomi qua, con questi. Guarda un po', ho preso tutti i suoi fotocalendari con tutte le bustine che erano in edicola. Le ho comprati tutti. Ah, ragazzi, ha preso tutti i fotocalendari e tutte le bustine? Correte subito in edicola, altrimenti lui le finisce tutte in tutte quante le edicole. Allora, dicevamo... ah, ci sono proprio tutte le bustine. Tutte le ho prese. Wow. Ok, allora... ma mi spieghi cos'hai oggi? Che non mi parli, non mi consideri, ti faccio tutti questi regali e te niente, non sorridi. Guarda, ci sono anche tutti questi che avevo preso per te, questo pacco, anche questa, erano tutti per te. Però no, sei strana veramente. Questo fantastico cassettino pieno di cose per te. Cioè, io avevo... oh, guarda, altri cioccolatini. Questi sono buonissimi. Però te oggi sei veramente strana. Cioè, io non ti capisco. Cos'hai? Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Cioè, no, ti amo. Io ti amo. Cosa c'entra adesso ti amo? Così dal nulla? Scusa, non ho capito bene. Potete ripetere? E tu da quando sei qua? Sei stata tutto il tempo là dietro? Non mi dire che tu lo sapevi. Io sei non un lo traditore, sapevo. Io lo sapevo, io, sei un traditore. Calmati. Io non sapevo niente di lei là dietro, non pensavo. Certo, come no, è un'altra delle tue sorprese, delle no. tue numerose sorprese di oggi. Linda? Sì? O Emma, insomma, come ti chiami? Leonardo sapeva che eri qua? Non dare la colpa a Leonardo, io voglio solo stare 24 ore con voi. Oh, in realtà dovevano essere solo con lei, te non c'entravi niente, perché sei là dietro? Appunto, voglio fare un gioco con voi, almeno vieni davanti. Dai, su, vieni con noi allora a questo punto, dato che ormai ci sei praticamente. Esci e entri da qua, no? Ok. Ok, ragazzi, ma togliete tutto questa roba, veloce. Sì, erano dei regali. No, per me, grazie, lo so che sono per me. Ok, ho portato un gioco da fare, va bene? Ok, non mi piacciono molto i tuoi giochi, però... appunto, mettono ansia e mi spaventano. Ma cos'è questo schifo? Io ho portato... è un gioco molto migliore il mio rispetto al tuo. Io non credo proprio. Sono d'accordo. Cos'è questa? Non mi dire che hai portato... La tavola. La tavola Ouija. Ha portato la tavola Ouija. Ma sei pazza, ma sai questa quant'è pericolosa? Siamo in macchina e chissà, magari ci andiamo a schiantare addosso ad un albero. Dovete giocare voi, Dobbiamo... giochi anche te però, allora. Esatto, se proprio dobbiamo farla anche noi, devi esatto. giocare anche te. Giochi anche te. Ok, gioco anche io. Faremo questo gioco soprattutto per sapere se veramente Leonardo ti ama o no. Ma non c'è bisogno, certo che l'amo. Certo che no. Facciamo questo gioco. Esatto, secondo me metterlo alla prova non sarebbe una brutta Va idea. Va bene, per me non ci sono problemi, facciamolo pure. Linda, ma per giocare ci serve la flashette, ce l'hai, vero? Sì, è vero. Ok, la smetti? Sì, calma, non mi sparare. Sei scemo? È di plastica. Ma è pur sempre pericolosa. Ma cosa dici? Ok, questa è la vostra planchette. Fate la domanda, chi di voi la vuole fare? Ma non dobbiamo mettere le dita, non dobbiamo fare niente? No, nulla, dovete solo fare la domanda. Ah, ok, inizia pure te, vai. Che gentiluomo, lasciare a me il compito di testare questa cosa. Bene, quindi già che ci siamo, Leonardo mi ama? Tanto non funziona questa cosa. Leonardo si muove! Leonardo! Che ti ha preso ora?
Non è niente attaccato. Ma hai visto, si è mosso da solo, Linda, sei te per caso che lo fai muovere? No, ma sappiamo entrambi che è così. Non lo so, non lo sapevo nemmeno io che si muovesse da sola, io non ho fatto nulla. Leonardo, sei tu? Sono io, sto reggendo la tavola, come posso muovere quel coso? Io non sapevo nulla, quindi non lo so, guarda per bene questo specchio, se c'è qualcosa di insolito. Perché dovrei guardare lo specchio? Non c'è nulla. Non lo so, ho visto, forse ci saranno cose, accadranno cose molto strane. Linda, perché molto hai portato questo gioco? Così dal nulla ti è presa di portare un gioco così con questo specchio e mi dici di guardare. Si sta muovendo! Oh mio Dio! Basta, basta per favore, Leonardo, toglimi questa tavola, ti prego, basta, toglimela. Ora ne provo a fare io un'altra di domanda. Allora, Charlotte mi ama? Leonardo, come fa a muoversi da solo? Me lo non spieghi? Non lo so. Sì, sì, tu sì. No. Sì. Non riesco a capire. Sì, no, poi si è fermata. Non lo so perché si è fermata. Forse, molto probabilmente accadranno cose molto strane. Goodbye. Se n'è andato. Ha messo goodbye. Se n'è andato. Guarda se questo specchio ha qualcosa di uno strano. Specchio? Cosa c'entra uno non specchio? Non c'è niente. Che cosa c'entra adesso con la tavola Ouija? Ora non c'è niente. Ah! È rotto. È rotto, ragazzi, guardatelo. Oh mio. Adesso è rotto. Cosa sta succedendo? Non lo so. Fammi stare lontano con lo specchio. Leonardo, che cosa sta succedendo? Non lo so, io scappiamo da questa macchina, ti prego, io non... Ok, io adesso me ne vado. Fammi andare dobbiamo via. Dobbiamo fare 24 ore qua dentro. Questa casa... Sì, oh mio Dio, cos'ha Linda? Macchina. Linda, hai qualcosa? Cosa? Che cos'è? Linda? Uno specchio? Dammi qualcosa! Sì, tieni un fazzoletto. Che cosa sta succedendo? Non io me ne vado, questa macchina è impossessata! Tutto bene ora? Sì, ma dopo lo specchio rotto e questo che è successo è veramente strano. Che poi è tutta colpa sua che te eri là dietro e che ti hai portato tutto questo? Hai fatto un casino! E scusa Leonardo se... Vabbè... Lascia stare. Ma io ho portato questo solo per testare la fedeltà. Io non volevo che... Vabbè, lasciamo perdere Linda. Comunque adesso si è fatto anche notte. Dobbiamo fare le 24 ore. Quindi dobbiamo andare a letto. Te vai a dormire da dove sei venuta. Cioè da là dietro, ovviamente. Sì, esatto, Linda, vai. Ok, se proprio devo andare. Allora, dopo questa giornata che ti ho fatto tante sorprese, anche se è un po' strana ora, ti è piaciuta? Mi perdoni, vero? Forse. Cioè, più sul sì che no. Quindi ci devo pensare. Ragazzi, avete visto? Secondo me mi ha perdonato e forse potrebbe anche darmi un bacio, secondo me, adesso che è tutto più tranquillo, comunque. Che cosa vi stava dicendo, scusate? Ragazzi! Linda! Ma non sapete nemmeno come baciarvi! Questo lo dici tu! Questo lo sai te, ma... Ok, io me ne vado, fammi spazio! Cosa? No, aspetta, ma perché? Ferma! Aspettami! Ma dove vai? Perché stai scappando? Devo andare. Ma è buio. Io ti amo. Cosa? Io ti amo. Oddio. Okay, ma poi dove vai ora al buio? È freddissimo. Dove pensi di andare? Senti, gioca a 24 ore con Linda. Con Linda? Non io volevo farla con te. Non giocare con me. Gioca con Linda 24 ore.